Chi voleva saziare il proprio appetito di romanità, quest'anno ha avuto a disposizione la Fano dei Cesarini, organizzata per la terza volta dal Comitato dei Genitori di Sant'Orso. E se pensate che Cesarini stia a significare un evento piccolo, vi sbagliate, perché in realtà sottolinea solo che i protagonisti sono i piccoli e le loro famiglie, ma gli ingredienti sono in grande, come la sfilata in costume romano partita dalla piazzetta del centro commerciale e l'accampamento romano con tanto di centurioni e proconsoli. Un determinante apporto quindi della colonia Iulia Fanestris, che con la didattica ha catalizzato l'attenzione dei tanti bambini presenti. Un lavoro corale, sottolinea Piero Valori, con la collaborazione di diverse associazioni. C'era parecchia carne al fuoco, compresa la nostra, per il caldo che c'era qui questa giornata. Veramente un grazie a tutte le associazioni, non mi stancherò mai di dire grazie all'Avis, alla Proloco. Oggi è venuta anche la Speranza per Federico, l'associazione Maruzza, sempre la colonia disponibile alla nostra piccola manifestazione quartierale, sempre un po' più in grande. Sono venuti i cavalli, sono stati la ciliegina sulla torta, gli sbancati e la parte cinofila. Io direi un grazie a tutti. Quest'anno, per problemi di bilancio, la romanità a Fano si è celebrata solo con la Fano Romana, circoscritta a 3 convegni e altrettante visite guidate. Ma questo evento, dedicato a tutti i bambini da 0 a 99 anni, come recita lo slogan, ha avuto e merita il pieno sostegno dell'amministrazione a prescindere. Veramente una bella festa e la cosa bella è che c'è la famiglia, genitori con bambini, con nonni, è una festa per tutti, quindi complimenti ancora per chi lo organizza e soprattutto un grazie a tutti i volontari, perché le idee, se non hanno le gambe, poi non vanno avanti, e qui le gambe sono le gambe dei tanti volontari di Sant'Orso che hanno fatto veramente una bella cosa. Tra il buon cibo e la didattica e gli spettacolari svicoloni dei cani della Agility Dog, il tempo passa e così, verso il calar del sole, arriva il momento clou, la corsa delle bighette, dove i bambini si divertono e i genitori tirano la carretta, pardon, la bighetta. Partita! La prima